oggi devi dire è uscito di casa con quel giubbottino lì. Sì, no, di Gabriel, Leonardo di Gabriel. Con la sciarpa di Gucci, era il Kumenda. Era Roberto il grande fratello. Oh, sì, sì. Eh no, perché raga, allora oggi facciamo un business plan. Andiamo a conquistare il mondo, figa. Bella ragazzi, qui Ron e bentornati in questo nuovo incredibile video in compagnia di Delu e del nostro bannatissimo Dread. Salve! Ciao, oggi ciao. Oggi torniamo con un video bellissimo di quelli che stiamo facendo. Ne avete consigliati tanti nell'ultimo video, però che non hai considerato. Quindi li ho considerati per il futuro. Ho avuto due idee, ho detto voglio quindi fare che cazzo mi sta scrivendo. Chi è? Lasciala. Questo video qua non l'abbiamo mai fatto ed è un video molto simile a quello che abbiamo fatto indovina il goal, che è indovina il videogioco. Come funziona? Funziona a round? Funzionano a punti. Non mi toccare, ti giuro mai. Avete 20 immagini, uh-huh. Mi direte un numero da 1 a 20. Vi farò vedere una parte di un'immagine, uh-huh, che fa parte di un videogioco. Okay. Non per forza di gameplay, potrebbe essere anche del personaggio, di qualche caratteristica. Se indovini, scusa. Se indovini un punto, se non lo sai, può rispondere l'altro e ti può fottere il punto. Ok, stai continuando a toccare. No, se tu chiedi. Vabbè, intanto un bel mi piace, a 20.000 like esce il prossimo ma video. Ma perché 20.000? Sono troppo pochi 20.000. Noi siamo umili. Dammi il numero da 1 a 20. 9. Sembra che sta... Sembra autistico, vero? Sembra autistico. Questa secondo me è facile, Delu, Allora, poi la grafica la farò... Dove la vedranno? Ma in realtà... La grafica apparirà sotto al centro con i vostri punteggi sotto di voi. Ok. Questa è l'immagine. Vabbè, ma questa qui dovrebbe essere teoricamente la copertina di The Last of Us. Il primo. Questa. Bam! L'artwork iniziale, ragazzi, cioè ha beccato la più facile. Ah, c'è sta, c'è sta, come era, era più facile. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti così, 10 minuti è finito il video. Ma magari video, non devi neanche editarlo, lasci così integrale. Sì. 11. Porca puttana, che cazzo hai preso, Dredd? Ragionatemi però, mi per favore. No. Allora, cos'è? Tipo una mano di scheletro che tiene un qualcosa con dietro dei mostri, mi ricorda molto Medieval. E che questa sembra quasi una donna, capito? Quindi non saprei se sia fondamentale o meno. Io direi Medieval. Medieval, yeah. La tua risposta definitiva. Medievale, yeah. Attenzione. Era lui. Sai che l'avrei detto anch'io? Non mi ricordavo il nome, ma l'avrei detto anch'io. Ah, nel mentre ovviamente, ragazzi, voi provate a indovinare anche da casa quando certo, vedete ovvio. L'immagine. Certo, cioè, certo. Vedete se siete più bravi o meno di Dread e Delu. Due esperti del mondo di videogiochi. Per il momento state dimostrando di essere i migliori nel settore. O siamo stati molto fortunati con la scelta. Chiaro. Quando tu dici lo scopriamo swipando a destra, no? Significa già che ho indovinato, perché se no toccherebbe a lui. Okay. Delu, 23. Ma sono fino 20. A 20. Questo è molto facile, secondo me. State vedendo tutte le più facili del gioco. Vai, forse infatti è troppo facile. Può essere. Cristo Dio, facile di che? Non è facile? No. E poi dipende anche dai giochi che avete giocato, dalle vostre passioni. Dovrebbe anche di qualsiasi cosa, come prima. Sì, anche prima era un artwork. Allora è molto fuorviante. Anche se questo lo trovi anche nel gameplay, secondo me. Ok. Gameplay. Però basta da suggerimenti, porca troia. Allora, è un mostro spinoso rosso con un occhio solo verde enorme. E fin qua hai descritto quello che stiamo vedendo tutti quanti. No, ma lo dico ad alta voce perché almeno magari mi viene in mente qualcosa. Zedone, c'hai idea? No. Attenzione, l'ho beccato uno che non la sapeva. Aspetta. Quasi una soddisfazione. Vedi l'immagine grossa e dici, so, proprio stupido. Allora, è un mostro troppo grosso per essere un mostro di Gear, secondo me. Avrei detto Gear of War. Però gli sai che anch'io avrei detto, perché sembra molto quello stile lì, eh? Non capisco perché, mi sembra tipo Quake o Gear, una roba del genere, quindi direi Quake. La tua risposta definitiva? Sì, non so perché, ma Quake. Non swipiamo verso destra. Ok, sì. Molto bene, tocca a te, Dreddo. Allora, sembra un mostro veramente grosso. È veramente enorme. Gigante. Veramente grosso. Io mi immagino l'artwork che poi lui swipa, cioè questo mostro gigante e davanti. E qualcuno davanti. Con tutti i minuscoli uomini. Mi fai sognare. Back for Blood, ti dico. Mi sembra il mostro iniziale che esce dal sottoterra, capito? Nel primo. Beh, però a prescindere perché non guarda più. Che cazzo è? Ma è zombie. Ma è come. Ma guarda che schifo! Sembrava. Aspetta! Come si chiamava? È Doom. Porco zio! Vedi Doom, Quake tu Doom. L'hai giocato, Doom. Certo che l'ho giocato, ma non questo qua, è quelli vecchissimi. Questo è quello nuovo. Sì. Però lui è un mostro famoso di Doom. Cioè proprio caratteristico mostro di Doom. Non sono fatto. Vabbè. Uno pari ancora. Uno pari. Tocca adesso. Una so che l'avete sbagliata e non è troppo facile. Avanza sta cazzo. Ti dirò. Non sbirciare! Ecco la cosa dell'occhio che lo. Non sbirciare. 10, Francesco Dotti, il capitano. Allora, questa è molto sgradata perché è molto zoomata. Ok.
Ma sì, vabbè, ma come cazzo pensi che una persona possa indovinare questa roba? È un occhio. Sì, però, ma porca puttana, dovresti capire di chi è questo occhio. Sicuramente di una donna a questo punto, che mi sembra molto allungato, è palesemente truccata e i capelli lunghi. Io ti dirò Tomb Raider. Swipe, dai, su. È vero, dai, swipe. Io avrei detto Tomb Raider. Guarda che fica, guarda come fai a non riconoscere questa fregna. Vedi che anche da un occhio si può ripercorrere una fregna. Le tette possono vedere se ti fa. Davvero? Matto! No, stavo zoomando! Sulle tette, zoom sulle tette. Mi pensare 19. Questa non so se è l'espressione di è troppo facile o è troppo. Allora, questa è un po'. O è l'illuminazione o sei proprio illuminato dall'immagine. Come si chiama quel gioco? Porca puttana! Oddio, aspetta, no, però in fondo ci sono c'è una platea con delle robe. Cos'è? Rocket League? Holy shit, questa era complicatissima! What the fuck? Holy shit! Come si chiamava quel gioco dove c'era la tipa che il protagonista sembrava Ira? Visto la platea, ho detto vaffanculo. Ma che qua era difficile da farvela. Va bene, bravo. Rocket Rigu, vai. Numero uno, perché secondo me le prime le ha prese facili, poi è andato. Poi si è reso conto che erano troppo semplici. Invece. Porca puttana. Metal Gear Solid. Benettelli. No, come no? È palesemente Metal Gear Solid! Tutte scelte con tanta parsimonia e tanto amore. È lo screen di un gioco. Probabilmente gameplay, perché sennò mettere una roba senza anti-aliasing tutto seghettato così. O magari tanto zoomato, zì, anche gli occhi di là erano. No, ma si vede che è parte del gameplay, perché non c'è profondità di campo. Cioè una roba. Mi fa cagare. Call of Duty. Quale? Modern Warfare. Quale? Uno. Vero. Ah, ragazzi, lo sapevo! Cazzo. È schianto. Due. Secondo me è molto facile. Vai. Credo sia la tipa di Crash Bandicoot. Direi Crash Bandicoot. Basta quello. Perfetto. Se non capivi che erano i capelli che la bloccavi qua, poteva sembrare un ricciolino di Hercules. Hai presente le colonne di Hercules, minchia, che hanno un ricciolino? Sì, minchia, no. Sì, ho capito che intendi, cioè, ho capito che intendi. Hai presente, sì, essere una roba. Beh, 17. Zano. Ho un dubbio. Come direbbe Ciccio Gamer. Potrebbe. Allora, palesemente. Direbbe Ciccio Gamer. Sei fuori dal meme, mi dispiace. Non utilizzi TikTok. Lo so, non utilizzi TikTok. Non è un frequentatore di... Secondo me, o Trackmania, dato che è proprio un... Cioè, è palesemente un circuito, o addirittura il gioco delle Hot Wheels. Cioè, mi sembra proprio come se fosse appoggiato su un parquet. Cioè, come se fosse... capito? Quindi ti direi Hot Wheels. Unleashed, come cazzo si chiama? È giusto, Hot Wheels Unleashed come titolo, ma non come risposta dei Ludini. Era Trackmania. Era tutto così bello finché non gli è venuto in mente di dire. Io, ragazzi, mi stavo mordendo. Perché la mi sembrava troppo. Perché non è perché sono dei muri. Porca madosca. Ma secondo me è proprio un bel parquet. Jack settimo. È troppo facile questo per Delu, secondo me. È la scelta. Free point? Non vedo. Non dire la risposta. Cos'è Dread? Se è facile per Delu, sarà tipo Destiny. Bravo. È Destiny e probabilmente questa qui è Crota. Sotto Crota. Questa qui è la pedana di Crota. Scrota. È 8. Il mio numero preferito. Un campanile. Un campanile, okay. Un campanile. Fin qua mi sembra. E fin qui dici che cazzo. Con un orologio. Beh, addirittura. Non credo sia tipo Assassin's Creed, perché non vedo degli appigli. Un cazzo di campanile. Boh, te dico Assassin's Creed, ma non è Assassin's Creed. Io avrei voluto dirti Overwatch a te per farti andare fuori strada, perché la grafica è la stessa, ma io e lui ci siamo stati molto spesso. È proprio pinnacoli pendenti. Che cazzo vai a conoscere pinnacoli pendenti? Chi ha mai giocato a Fortnite? Lui no, minchia. Quante partite ho fatto su Fortnite? Una. Il duo leggendario? Il duo leggendario. Sono in culo. 4. Watch Dogs. Telefonino. Ma quella è difficile a Delu, gli capitano, eh. Basta che per dare dei numeri da donna, porca troia. 20? 20 è libera, 18 è libera. 20. Che cazzo è? Una mano con una pistola, a quanto pare. Ma una mano di scimmia, sembra. Holy shit, quanto è peloso quest'uomo? O è una scimmia. O è una scimmia con una pistola? Che cazzo di videogioco è? Allora, primo impatto ti direi Red Dead Redemption, sinceramente. Che potrebbe essere pseudo qualsiasi gioco in realtà. Però penso di buttarmi su Red Dead Redemption. Bravo, cazzo. Mi stai sorprendendo, ragazzi. La prossima volta metto un pixel, ne mancano poche e le decido io. Vai. Vabbè, questo qua è God of War. Molto semplice. Cioè, non credo esista un altro videogioco con quell'ascia.
punto per Delu. Dai, sceglimi la più complicata che hai. Ma che cazzo è sta roba? Ho fatto un brone. Indovina. Addirittura larga questa ce l'hai scelta. E questo eh? È proprio artwork però, eh. Secondo me questo è un gioco single player, però sembra tipo una mappa di un COD. È vegetazione che mangia tutto in realtà. Post apocalittico tipo, sarà sicuro. Ma tu vuoi suggerire a lui o vuoi farti i cazzi tuoi? Non ne ho la... Tu quello più difficile che hai, fatto lo sborone. Non ne ho... Ero ironico. Ah. Non ero... Non ho colto l'ironia. Non ero serio. Dirò The Last of Us 2. Horizon Zero Dawn. Era The Last of Us 2. Era Uncharted, secondo ah, me. Ah, è Uncharted. Ah. Eh beh, effettivamente è pensa, manco con l'immagine completa. Naughty Dog. Lui è Nathan. Nathan Drake. Vai. Provo con questa. Secondo me è molto facile se sei un videogiocatore. È Spyro. Ecco Diaz, ragazzi. È Spyro. Minchia, bellissimo Spyro, puttana. Too easy. Vabbè. Vabbè, è andata Spyro. Così, che dico. È andata così, che dico. Sceglimi la seconda più difficile che hai scelto. Allora, questo è coso, come si chiama? Come porca troia si chiama? Posso dirti una cosa? Sai che questa immagine già me l'hai fatta vedere? Però? Sì. Però non mi ricordo cos'è. Overwatch. Bravo, Tracer. L'altra volta non mi ha risposto Overwatch, però. No, grazie a cazzo, che t'avevo risposto? Tipo COD t'avevo risposto. Vai. Spara. Comunque, cioè, complimenti agli artisti. Complimenti agli artisti. Si vede che hanno giocato ai videogiochi. Sì. Ora erano troppo facili. Poi. Potrebbe essere Mortal Kombat. Perché vedo che ha le robe per le braccia. Sub-Zero. Forse è Mortal Kombat. Potrebbe. Cazzo. Lei mi ha azzeccato una roba molto difficile, secondo me. Questa è very easy. Madonna di Dio. Tu lo sai? No. Questa è very easy. Onestamente neanche. Oddio sì, forse cos'è? Sì. Cos'è? Un primo impatto? Boh, Titanfall ti direi. Perché è un gigantesco uomo gigante. È un robot abbastanza grosso. Sì, boh, sembra dell'acciaio quello sì, che c'è addosso. Sì, no, quindi è un robot. Boh, Titanfall. Anthem. Era Zero Dawn, era Horizon. Effettivamente tu hai messo tutti i giochi molto recenti, soprattutto a livello grafico. E non questo hai messo c'è da fare edizione PlayStation bravo, 2. Bravo, devi farlo assolutamente. Questo, dalla grafica super dettagliata, ti direi un Final Fantasy. Final Fantasy. Ah, questo è l'ultimo, è il... Load. Cazzo, sì, non l'ho giocato, però si nota subito che dalla grafica... Final Fantasy, sì. Era, è praticamente... Last One, Dreddone, Last One. Dovinemela con una. Vai, Dreddo. Che cazzo è? Ah, sì, ho capito. Ah, è una cravatta, Hitman. Bravissimo. Ok. Oddio, non capivo che cos'era, mi sembrava... Cioè... Mi sembrava una spalla vista da di lato. Complessivamente, ragazzi, molto bene. Anzi, troppo facili forse alcune. Troppo videogiocatori. Potremmo fare una versione hard più avanti. Se raggiungiamo... Fallo con le fiche. Indovina la fica. 20.000 like, facciamo indovina la fica, ragazzi. Voi fatemi sapere nei commenti quante ne avete indovinate. Noi sicuramente ci vediamo... tutti diranno 20, tutte. Vabbè. Troppo facile. Un bel like, un saluto. Ciao, ragazzi. Bella boys. Ciao.